Amici di Unibet, siamo con Paolo Tiralongo, lui è già pronto per l'allenamento, è molto più pronto di noi sicuramente, e a Paolo vogliamo chiedere innanzitutto cosa pensa di questo giro, cioè di queste due prime settimane in attesa delle montagne. Una volevamo chiederti una tua opinione. Ma è stato un giro veramente fino adesso molto tirato, duro, perché la corsa con il nuovo corridore l'abbiamo fatta veramente dura, come si è visto anche ieri, una corsa molto veloce, e adesso affronteremo l'ultima settimana, che è la settimana decisiva ed è piena di montagne, montagne vere, e sarà ancora più dura. Quali sono le aspettative della Astana per l'ultima settimana del giro, proprio come team? Noi stiamo passando un bel periodo come team, certo. Anche avevamo l'uomo di punta Kangert, che l'abbiamo perso ieri in una caduta, io ho una costola rotta, però siamo qui a lottare, lotteremo fino alla fine, fino a Milano, proveremo a vincere qualche tappa se si può, Sanchez o Cataldo, chi avrà le gambe, ecco. Certo, ti chiediamo ancora, i nostri quotisti di Unibet all'inizio di questo giro davano nettamente favorito Quintana, al secondo posto Nibali, gli altri sicuramente erano un po' meno valutati. Abbiamo visto in questi giorni che si sono ribaltate le cose, perché Tom Dumoulin adesso è decisamente il nostro favorito, e volevamo chiedere anche a te se ci facevi un nome, se tu su chi punteresti per questo giro. Sì, vabbè, la settimana che arriva sicuramente Quintana è ancora il favorito, però non è da sottovalutare Tom, perché è un corridore che è maturato in questi anni, ha rischiato di vincere una Vuelta e l'ha persa soltanto per un gioco di squadra, perciò per me è un avversario tosto per Quintana, e calcolando anche che lui già con la crono di Milano ha ancora del vantaggio in più che su Quintana, perciò per avere adesso ci sono quasi 4 minuti di vantaggio, perciò Quintana deve veramente attaccarlo tutti i giorni e isolarlo soprattutto. Perfetto, noi ringraziamo Paolo Tiralongo per la disponibilità e ti facciamo un in bocca al lupo per il resto del giro. Grazie.